Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi. In questo nuovo video ti spiego come collegare il controller su Rust, come usarlo su un gioco survival Rust senza problemi. Quindi ovviamente iniziamo prima a collegare il nostro controller al PC. Quindi questo è il mio controller Wufan Wireless, come potete vedere ha lampeggiato per un bel po' perché non è collegato. Questa è la mia chiavetta e adesso la collego al PC. Premo il tasto del wireless e adesso è connesso. Quindi questa guida è su come usare un controller su Rust, quindi come collegarlo. Non è una guida su come collegare il controller al PC. Ci ho fatto una guida, se ne avete bisogno ve l'ho lasciata in descrizione oppure in alto a destra. Quindi iniziamo prima ad andare su Steam. Dobbiamo aprire Steam, la modalità Picture, questa qua. Tipo c'è una modalità, passa a modalità Picture, questa qua. Modalità Big Picture. Io premendo il tasto, questo qua, che sembra Pac-Man, cioè proprio il tasto centrale, lo schiaccio. Mi si apre questa interfaccia, ok? Voi potete aprirla direttamente su Visualizza, apri Big Picture, ok? Quindi adesso vado sul mio gioco installato, Rust. Eccolo qua. Vado sul mio controller, questo. Come puoi vedere, qui c'è il layout attuale del controller. Quindi come fare? Mostra layout. Questo è il layout del mio controller. Quindi come puoi vedere, se io schiaccio Y, mi si apre la mappa. B ricarica. X è il tasto per prendere gli oggetti a terra e il tasto A è salta. Io torno indietro, quindi clicco qua sopra sul layout attuale, su layout della comunità, e come puoi vedere qui ci sono tutti i layout per Rust, ok? Voi dovete scaricare e installare questo Rust Best Xbox Controller Config 2019. Potete provarli tutti e potete anche modificare i tasti, ok? I tasti sul controller. Io faccio questo qua, ok? E qui sotto c'è scritto applica layout. Una volta applicato, posso andare sulla sensibilità del joystick destro, questo, destro. Riduco così la sensibilità, la metto sul 50%. E se vado su questa rotellina, dettagli del layout, questo no, c'era modifica layout, ed eccolo qua. Quindi come puoi vedere io con il tasto spazio saltavo con la tastiera, posso saltare con il tasto A. Correre il tasto LB a me non serve perché c'è tipo appena premo la levetta per correre, quello già corre. Questa prossima arma, RB, pulsanti menu inventario, menu tasto esci, ci sono i pulsanti, grilletti, e da qui potete modificare i tasti del vostro controller. Quindi torno indietro, abbiamo applicato così il mio layout. Se non vi funziona questo layout vi consiglio di cliccarci sopra di nuovo, layout della comunità, e vedere qual è che, cioè quello che fa più per voi. Io ho scaricato questo perché è perfetto per Rust, per me è perfetto. E qui sul layout controller puoi vedere e modificare. Anzi, ok, adesso non ci resta che avviare il nostro gioco. Ed eccolo qua. Ok, ed eccolo qua. Come puoi vedere io ho ridotto così la sensibilità della levetta destra,
perché se la tenevo a 250% andava così veloce che non riuscivo neanche a cliccare gioca. Con il tasto, mi sembra questo tasto R, vabbè, ormai per la PlayStation era R2, sì, R2, che okay, R2, schiaccio per andare su gioca, vado su qualche serve, cronologia, UKN, addestramento per il combattimento, unisciti al server, eccolo qua. Quindi, come ho detto, ovviamente funziona benissimo questo layout che ho applicato al mio controller. Se non vi piace questo layout, ce ne sono molti altri. E provate a vedere qual è il tasto che fa per voi, che ne so, tasto per sparare, saltare, ricaricare. A me ha fatto tutto il layout, quindi io con B ricarico, con A salto, X prendo gli oggetti e trattengo Y per aprire la mappa. Ok, e basta. Poi il resto è seleziono le armi, i tasti di pad, questi qua servono ad aprire il menu, l'inventario e basta. In the mouse. Voilà. Ovviamente la sensibilità nel gioco, guardate un po' quando mi giro, va troppo lento, però se volete potete applicare di nuovo quella sensibilità come volete, tipo 50%, facciamo 85-90% ed è perfetta poi. Quindi ragazzi, spero tanto di esservi stato d'aiuto in questa nuova guida su come collegare controller e usarlo su Rust. Se avete problemi, ragazzi, commentate e iscrivetevi. È entrato in una. No, non mi va proprio. No, 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 no. Un po' scomodo, io non ho mai giocato con il controller. Non ci ho mai giocato. Mi curo. Ammazzo. Quindi, grazie a tutti per questa visione, ragazzi, e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!